una sconfitta contro la PFF, anche se avvenire comunque è stata a contatto comunque per tre quarti, dopo il passivo è stato forse anche troppo severo, e dove oggi avvenire ha difettato maggiormente? L'impatto sulla partita è stato sicuramente ottimo, le ragazze hanno dato tutto, però dobbiamo lavorare ancora durante la settimana per limare piccole disattenzioni. Quando abbiamo provato a rientrare sul meno 7, credo tre bombe di fila su errori, dovevamo rientrare a zona, siamo rientrati a uomo. Queste sono cose sicuramente ci devono far pensare, lavorare tanto durante la settimana, ma devo dire che sono nel complesso soddisfatto, sì. Guardando il tabellone, per meno 14 un po' di rammarico me lo lascia, avrei preferito tornare con uno scarto un po' inferiore, però guardando fra le pieghe della partita durante tutti i 40 minuti e pensando anche alla partita giocata in casa in Coppa Toscana, il miglioramento c'è stato. Sicuramente loro mi devono conoscere, io ci ho messo qualche settimana in più a inserirmi, a capire i meccanismi, anche se lo sport è lo stesso. Però stasera devo dire che se devo fare un parallelo fra la prima giornata e la seconda, se questo è il nostro spirito possiamo giocare contro tutte le squadre in casa e in trasferta. Contro Lavagna è stata una vittoria più sofferta e secondo me dal punto di vista del gioco, dell'attenzione e della voglia abbiamo dato molto meno pur avendo portato a casa due punti. Quindi la strada è quella giusta, il gruppo come tutti dicono e come io ribadisco è unito, quindi andiamo avanti e lavoriamo. Prossima a Livorno, altro campo durissimo, tostissimo, andiamo lì e venderemo cara la pelle. Ecco, quindi ancora soltanto due partite disputate in tutto il girone, però ci sono già piccole idee che ti sei fatto anche sulle varie squadre, quali temi di più e quali ecco, potrebbe essere il valore dell'avvenire? Allora, qualche piccola idea me la sono fatta, sicuramente i valori sono leggermente cambiati rispetto allo scorso anno, qualche squadra che lo scorso anno era temibile probabilmente si è un po' indebolito, comunque dovrà ritrovare il ritmo e riuscire a inglobare nuove giocatrici, qualche altra probabilmente sarà la sorpresa. Noi dobbiamo imparare a stare in palestra 6 ore a settimana concentrate, poi a stare qui 40-45 minuti sempre con la testa. Dopodiché io credo che possiamo vincere con tutti, possiamo perdere con tutti. Non faccio il presuntuoso perché comunque ci sono squadre che probabilmente come roster, forse anche PFF, sono più attrezzate, sono più lunghe, ma io me la vado a giocare con tutti. L'importante è che lo spirito sia quello di stasera. Possibilmente quei 5 minuti che abbiamo perso nei 4 quarti, riuscire a stare dentro con la testa o comunque, semmai anche io, a migliorare le rotazioni, a riuscire a dare un po' più di riposo e di fiato a chi ha giocato un po' di più.